Hello guys, di nuovo benvenuti al canale Chef Tronchicino. Questo giro con mie spalle la Smart, quindi andiamo a fare il video tutorial come guidare una macchina col cambio automatico. Seguitemi. Quindi adesso vi spiego tutto. Allora, prima di tutto vi spiego che dentro c'ha due pedali, è sporco lo so, e il freno con la sinistra, adesso l'acceleratore. Niente non è, perché manca la flessione. Quindi qui abbiamo il cruscotto, dove vi faccio vedere tutto come funziona. Qui abbiamo il cambio automatico, che ve lo faccio vedere adesso, parte le mascherine, a vuoto. Anzi, prima di tutto tiriamo giù il finestrino, che è molto calor. Quindi semplice, nella Smart quando vi compare la chiave significa che c'è da rispingere a zero qua, e vi faccio vedere anche i tre pulsanti. Devi rischiare quello per aprire e chiudere, questo è per portabagagli, questo per chiudere e per aprire. Quindi lo schiacci qui e clicchi di nuovo. Allora, prima di tutti è schiacciare il freno, ragazzi. Cambio automatico, si schiaccia il freno, si gira la chiavetta e si accende. Come si accende? Siamo in neutro, ovvero in folle. Quindi da neutro in folle, che qui basta spingere sempre col freno premuto. Oh, ce la spegne la musica, la spegniamo direttamente. Si clicca così a destra, a sinistra scusate, e come metto a sinistra, da neutro diventa automatico. Vi faccio rivedere di nuovo, eh. Adesso sta a destra, spingo a sinistra, diventa automatico col freno attaccato. Fatto ciò, che è in automatico, basta lasciare, allora tirare il freno a mano, l'ho tirato giù, quindi da così lasciate il freno piano piano e accelerate, e la macchina, come potete vedere, cammina tranquillamente. Quando volete fermare, basta schiacciare il freno qua e si ristoppa tutto. Ripartite, acceleratore, vi faccio vedere un bel giro panoramico, si gira tutta la macchina. Gira ancora. Io volevo far vedere adesso la retro. Allora ci mettiamo all'ombra per farlo vedere. Allora, da automatico vi fermate, volete mettere il retro, di qua si mette sempre in folle, qua vi cambia la N. In questo caso invece bisogna tirare indietro, sempre col freno tirato. Freno tirato, vi faccio vedere da folle prima, col freno tirato, schiacciate indietro, vi compare R. Entrata la marcia, lasciate il freno, accelerate e stiamo andando indietro, come potete vedere, ovvero dietro, quindi, ok? Vediamo di andare indietro tutto. Adesso mi rifermo, sto sempre in R, come potete vedere, basta rimettere avanti e diventa in neutro. Però questa volta vi faccio vedere il cambio sequenziale, ovvero, come prima basta girare a sinistra e diventa automatico, con questo pulsante qua laterale che vi faccio vedere, si vede questo qua, basta cliccarlo e qua diventa 1. Avendoci la prima marcia diventa 1, dopo si accelera, quando vi compare la freccia, adesso perché non abbiamo tanto spazio, diciamo compare la freccia, col sequenziale potete diventare 2, però qui adesso non abbiamo spazio, quindi vi faccio vedere poco. Rimetto in folle, se rimetto di qua sempre in una, cliccando il pallino diventa in automatico. Quindi c'è spazio per farvi vedere, ma andando su e giù le marce, su e giù, vi dà il sequenziale. Ma spero di essere chiaro, ma mettete in automatico, buonanotte, io sto sudando come un caprone. Un saluto al prossimo video, magari ci inventiamo qualcosa con la Smart. Un saluto a tutti dallo Chef.